Il teatro e la pittura si sono incontrati nel Castello Gamba di Châtillon, sede del Museo regionale di arte moderna e contemporanea, per declinare un tema particolarmente caro, la montagna. Davide Giandrini ha presentato il suo programma dal titolo Più in alto dell'Aquila, in cui ha descritto, tra filmati e letture recitate, la fatica, il coraggio e il dolore affrontati durante un'arrampicata. Questo è un lavoro che nasce una decina di anni fa, appunto si intitola Più in alto dell'Aquila, e racconta di una arrampicata di tre amici che partono da Bergamo e arrivano fino sul Cerro Torre, in Patagonia. E nasce grazie al mio interesse per fare un lavoro sul silenzio, quasi sul misticismo, no? E incontra poi Elio Orlandi, che è uno dei più grandi arrampicatori italiani del Cerro Torre, e che quindi incontro, diventiamo in qualche modo amici, registro le conversazioni, mi regala dei video e quindi, come dire, strutturiamo drammaturgicamente questo racconto di un'oretta sulla montagna. Siamo invitati qui perché questa mostra dedicata al grande Giovanni Testori e ai suoi artisti amati ha come tema la montagna. Diciamo che hai fatto un binomio, cioè un amalgama, per cercare di suscitare delle sensazioni, dove vedendo delle immagini incominci a raccontare. Quindi narri sì quello che vedi, ma anche quello che si potrebbe provare. Sì, assolutamente, diciamo che io faccio due tipi di spettacoli, così, generalmente. Uno spettacolo goliardico, cioè come dire, d'estate mi occupo di fare il teatro canzone, il cabaret canzone, spero comunque misurato e intelligente, però divertente. D'inverno racconto storie, quando racconto storie il mio interesse è quello di, tra le altre cose, di commuovere, di poter toccare il cuore di chi ascolta. Quindi in questo caso con la regia di Franco Palmieri, che è un ottimo regista di Forlì e che ha seguito spesso i miei lavori, abbiamo cercato di mettere insieme proprio video, musiche, sono accompagnato dal pianoforte di Giovanni Rosina e parole, soprattutto parole speriamo poetiche, per toccare i cuori delle persone e anche i nostri. Il cuore si può toccare anche col cabaret. Giorgio Gaber ha insegnato qualcosa? Avete un rapporto speciale, particolare tra voi? Sì, sì, io ho iniziato questo lavoro, ormai ho 48 anni, quando la prima volta che vidi Gaber ne avevo 16 e mezzo, 17, era nell'88, andai a vedere Il Grigio, che era il primo dei tre monologhi senza canzoni, e rimasi così colpito che tornai a vederlo 5-6 volte nel giro di 10 giorni, procurandomi soldi facendo volantinaggio al pomeriggio, e da lì in poi ci siamo sempre frequentati, nel senso che poi io crescendo, quindi ormai ragazzo, ventenne, 22enne, 25enne, ho visto credo 150-200 spettacoli di Gaber, abbiamo scambiato libri, cene, conversazioni, e quindi è stato per me, soprattutto all'inizio, una forma di una relazione con un paterno nel professionale. È stato un po' un padre buono che mi ha indicato in qualche modo, mi ha fatto scoprire quella che era poi, che è diventata la mia professione, il mio mestiere. Per trovare informazioni sulla mia nostra attività si può andare su un sito che è www.davidegiandrini.it e lì si trovano tutti gli spettacoli per ragazzi, per adulti, di cabaret canzone oppure di questo genere che noi chiamiamo teatro per il padre, appunto. Nel mio cuore, nell'anima, c'è un prato verde che mai nessuno ha mai calpestato. Se tu vorrai conoscerlo, cammina piano, perché anche un sorriso può fare rumore. Non parlare, non parlare. Vicepresidente, abbiamo seguito un po' a bocca aperta tutti questi eventi che sono capitati, che ci hanno praticamente coinvolto il pensiero, coinvolto il cuore e soprattutto un insegnamento, credo, che la montagna l'abbia dato anche con questa interpretazione. Sicuramente. Tutto questo è opera di un senso artistico che l'interprete, l'autore Davide Giandrini ha saputo esprimere in maniera assolutamente esemplare. Ha saputo cogliere lo spirito della montagna e noi da popolo di montagna ci siamo riconosciuti anche in un racconto che esce completamente dal nostro territorio, però che ha in comune proprio il senso della sfida verso la montagna, la dimensione del timore,
del rispetto, ma anche la dimensione della contemplazione, di saper raggiungere un risultato ed esserne soddisfatti e fieri. L'evento è iniziato con una visita guidata alla mostra Altissimi colori, la montagna dipinta, Testori e i suoi artisti, da Courbet a Guttuso. Una collezione temporanea, una sorta di personale dedicata all'artista Giovanni Testori, che ha vissuto una settantina d'anni tra il 1923 e il 1993. È stato un artista decisamente poliedrico, un pittore, uno scrittore, un drammaturgo, un poeta, decisamente un artista a 360 gradi. La mostra in questione, questa sorta di personale a lui dedicata, si sviluppa nei piani, nel secondo e terzo piano del Castello Gamba. La narrazione di oggi però prenderà l'avvio da questa che è la sala 1 della collezione permanente del Castello Gamba, che introduce un po' il tema della montagna e della pittura, quindi il connubio tra montagna e pittura, un connubio che è sempre stato molto caro appunto all'artista Testori, che l'ha sviluppato decisamente in molteplici rami e che ha amato moltissimo anche molti artisti che in questo senso si sono di fatto espressi. Oltre ad essere interessante per questo legame con l'artista stesso, in realtà questa sala è anche introduttiva di fatto, perché si pone a un punto iniziale cronologico anche rispetto a tutte le opere che sono esposte al Castello Gamba, e inoltre offre una sorta di omaggio alla Valle d'Aosta, perché molti quadri che vedete esposti di fatto rappresentano scorci del territorio. La collezione temporanea dedicata a Testori peraltro raccoglie al suo interno opere decisamente molto interessanti, affascinanti, di artisti diversi, con nomi importanti, più importanti dei quali per esempio Courbet piuttosto che Guttuso, Varlene, insomma nomi decisamente di spicco del panorama artistico, che sono stati da lui particolarmente amati, in alcuni casi addirittura scoperti. Dopodiché si potrà salire fino in altana e si scopriranno insomma alcuni bozzetti, disegni da lui realizzati, e prima di raggiungere l'ultimo piano invece c'è un'esposizione di fotografie di Pepi Merisio, un fotografo decisamente importante che ha sviluppato diverse collaborazioni con l'artista stesso. Il Consiglio regionale e gli assessorati hanno consentito di valorizzare Châtillon sotto questo profilo, perché il Castello Gamba ha preso piede quest'anno e negli ultimi anni grazie appunto a una concentrazione di eventi, sia quelli piccoli del gruppo Cultura, ma non solo. L'accordo con Casa Testori è stato veramente una grande occasione, dapprima con le parole cancellate dei Promessi Sposi, che era completamente diversa da questa luminosissima mostra di Casa Testori, che ha dei colori incredibili sulla montagna, e quindi è un appuntamento importante poter finalmente vivere i castelli sotto un profilo culturale, ma non solo. In questo mese di ottobre, che arriva la Sagra del Miele, ci sarà l'appuntamento di Châteaumiel e anche gli appuntamenti probabilmente del Castello di Ussel, che sono stati una bellissima occasione. L'evento è stato organizzato dal Consiglio Valle in collaborazione con l'Assessorato regionale del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali.